Nel film Interstellar di Christopher Nolan, i protagonisti a bordo dell'astronave Endurance esplorano un sistema di pianeti orbitanti attorno ad un buco nero supermassiccio. Obiettivo: verificare se tra essi ve ne possono essere alcuni potenzialmente abitabili. Anche se Interstellar è un film di fantascienza, il regista ha basato la narrazione su concetti di fisica assolutamente attuali. A partire dalla descrizione del buco nero supermassiccio, in cui si descrivono in modo accurato gli effetti relativistici previsti dagli attuali modelli. Ma davvero possono esistere pianeti alieni in orbita attorno a buchi neri? Questi ultimi infatti godono di una pessima reputazione di divorare mondi e stelle che hanno la sfortuna di trovarsi lungo il loro cammino. Alcuni scienziati ritengono di sì. Almeno teoricamente un pianeta potrebbe effettivamente avere un'orbita stabile attorno ad un buco nero, se venissero soddisfatte alcune condizioni. Il pianeta dovrebbe orbitare in prossimità del cosiddetto orizzonte degli eventi del buco nero, una superficie limite oltrepassata la quale nulla potrebbe più tornare indietro ed influenzare un osservatore esterno. La seconda condizione è che il buco nero non ruoti troppo rapidamente. Infine, il buco nero dovrebbe avere una massa superiore a circa 160 milioni di volte la massa del nostro Sole. L'esistenza di questi pianeti in orbita attorno a buchi neri al momento è stata soltanto teorizzata. Tuttavia sarebbe molto difficile rivelare tali pianeti e confermare la teoria con le tecniche di osservazione attuali, come per esempio identificare i loro transiti davanti al buco nero, data la profonda oscurità che caratterizza questi affascinanti oggetti del cosmo.